Ma siete sicuri di volervi sfidare così? Assolutamente sì. Oh, certo che siamo sicuri. Sarà un bello scontro tra eserciti. Davvero? Beh, non lo so, forse la pace è un pochino meglio. No, ormai abbiamo già fatto l'arena, quindi dobbiamo andare. Pace, guarda qua che bella arena. Va bene, dai. Allora, oggi scopriremo chi è il gruppo migliore, se i pro oppure i noob. Dovete dare il meglio di voi stessi oggi. Il mio ti polverizzerà. Esatto, ti ridurrà in terra. Polvere, quello che è, dai. Dimmi, noob, che soldati intenzione di addestrare all'interno di questa casa che stiamo costruendo? Qua dentro io addestrerò la migliore generazione di uomini di terra che questo mondo abbia mai visto. Oh, uomini di terra, perfetto. Beh, in effetti non è che mi aspettassi troppo di diverso da te. Dai, costruiamo questo bel sistema e poi mi mostrerai anche come li generi, perché sono curioso di capire come troverai tutti questi uomini che combattono per te. Allora, però c'è una cosa. I soldati non saranno semplicemente soldati, saranno cloni. Come? Per fare... Saranno dei cloni? Ma stai scherzando? Tieni. Ok. Ah, capisco. Queste sono per le macchine di clonazione. D'accordo, noob, mi metto subito al lavoro. Bravo, Espi. Sei un sacco perspicace. Ok, noob, quasi finito. E l'ho lasciate aperte come mi hai chiesto tu. Cosa bisogna fare adesso? Ok, bravo. Allora, c'è da mettere dentro lo speciale fluido di clonazione. Passa, passa, passa. Voglio metterlo io. Il fluido di clonazione. Quello che è, insomma. Ma che spettacolo! Ma quindi dici che con questo fluido noi possiamo clonare un sacco di uomini di terra? Esattamente. Ma cos'è sta roba, Luca? Ma sei costruito un grattacielo? Beh, sì, è un tiro. Ma sai cos'è, Espi? Come? Prova a indovinare, ti do un suggerimento. Ah, è un diamante. Vabbè, se me lo dici così è fin troppo facile. Da dove fai uscire le truppe di diamante se non da un vero diamante gigante? Ah, ecco da cosa hai preso l'ispirazione. Guarda qui, un bel diamantuzzo. È bellissimo. Vabbè, a questo punto però decisamente ci stai mettendo di più di noob, perché noob ha già fatto il suo laboratorio dove clona gli uomini di terra, Luca. Sei indietro, facci dare una mano. Avanti, tanti miei saranno più forti perché sono di diamante. D'accordo, fatti aiutare comunque, Luca. Dammi una scala, lanciami qualcosa per raggiungerti. Ti do io una cosa speciale da fare, Espi, però devi essere all'altezza. Te devi fare le facce. Come le facce? Qua davanti, vedi che è tutto piatto? Ha la faccia del diamante, prendi spunto al mio modellino. Ah, hai ragione. Ok, io la faccia l'ho fatta all'incirca. Te l'ho sporcato con un po' di terra, ma dopo toglierò un attimo. Espi, non ti preoccupare. Ho un compito per te. Oh, d'accordo. Serve che metti queste. Davvero? Vabbè, io devo piazzare queste cose, allora. Bisogna che queste, io devo lavorare su altre cose. Devo perfezionare la formula. Va bene, d'accordo. Fidati di me, non ti preoccupare. Ok, Luca, penso che il tuo sistema circolatorio sia funzionante. Porta dall'alto verso il basso. Davvero? Ottimo lavoro, Espi, devo dire. Per una volta fai... Ah, sì, un po' sto. Va bene. E per una volta... È bellissimo. Forse è meglio che vado a aiutare noob, visto che tu non capisci la mia creatività. Beccati se cose diamante. Ma cos'è questa cosa? Una spiaggia? Cosa ci fai? No, non è una spiaggia, in realtà è la seconda caserma del... Oh! Beh, il primo era un laboratorio più che altro, ma questo a quanto pare sarà una caserma mimetica. Ma aspetta, noob, io sono curioso, mi mostri un po' come funziona questo laboratorio? È già operativo? Questo? Sì, la camera della vita l'hai chiamato, mi piace. Come funziona? Vediamo, basta tirare una leva? Esatto! Guarda che roba! Che carini che sono! Sono svegli? Ma hanno gli occhi almeno? Oppure no? Sì! Wow! Ok, noob, non farò scienziato pazzo, per favore. Andiamo a completare anche la tua seconda mini fabbrica qui. Ok, noob, metti un'altra torcetta qui. Speriamo che non vada a fuoco tutto. E questo inizio di... Cosa dovrebbe essere questo? Un cespuglio? Una caserma? Sì, in pratica è una caserma per mimetizzarsi. Ah, una caserma mimetica. Ora capisco che senso ha fare tutto con le fogliette. Ma stai facendo un castello tu. Cos'è questo? Una torre o un tubo di Super Mario? Ti piacerebbe che fosse un castello. Invece è meglio. È un'armeria. No, cos'è? Un'armeria? Ah. No, come si chiama? Come si chiama? La caserma. La caserma. La caserma, bravissimo, l'ho detto prima. D'accordo. E quindi sì, sarà una caserma per i miei soldati. Anzi, più che altro sarà un campo di addestramento molto intensivo. Guarda qua, torri d'avvistamento. Perfetto, sbarre. Vabbè, ma a parte le chiacchiere, dammi qualcosa da fare. Su, sgancio dei blocchi, che sto qui non far nulla altrimenti. Tutto, finisci di fare tutto le città, usali entrambi quando ti pare, come ti pare. Oh, perfetto. Preziosi, quello è l'importante. Sì, signor sergente, spero non si arrabbi però, perché sbaglierò 14 volte. No, è troppo lungo, troppo lungo. Ok, scusi, mi hai detto usarlo quanto lo volevo e come lo volevo. Il primo grado maggiore Espi. Ma ti sei appena inventato i gradi così a casaccio, scommetto. Io sono il generale Lukowski. È Lukowski, dammi la... Ah, bravo Espi, vai. Cosa stai lavora, facendo? Lavora. Ma cos'è quello? Ah, una frusta. Ma stai lavoro, fermo. Cosa vuoi? Mica schiavi tu questa. Ma io sono il generale. Sei il generale. Cos'è questa insubordinazione? Ma non hai fatto niente. Cos'è sta storia? Ma come niente? Guarda! Grazie al meccanismo hai fatto!
I canali di Venezia sono questi? Sì, quasi, dipende. Allora, hai bisogno di schierare le tue truppe in così, ah, così? Esatto. E poi, no, aspetta, ma allora, la testa al contrario, guarda che strani che sono. Però scendono lungo il canale, pronti per essere schierati in battaglia. Mi piace, mi piace un sacco come idea. Esattamente. Perfetto, dai, vabbè, allora a questo punto sei completato anche la tua seconda fabbrica di soldati. Passiamo alla terza, dai. Ti voglio pure dare una mano qua. Ok, ecco qua. Ma cos'è, tipo un bunker stiamo costruendo, Noob? Esattamente, anzi dovresti aiutarmi proprio a fare la copertura del bunker. La copertura? Ovviamente. D'accordo, ci vuole un tetto. Allora ci mettiamo a fare anche un bel tetto per questo. Ma cosa ci vuoi mettere qui nel bunker? Ci vuoi coltivare del Noob super potente? Segreto che vedrai dopo. Ok, Noob, direi che a parte qualche piccola imperfezione, mi sa che qua devi mettere dei blocchi. Io direi che non sta venendo male questo strano bunker di ferro. Ah sì, comunque diciamo che è una struttura molto moderna. Molto particolare, molto strano, oserei dire. E vabbè, ma hai fatto un buco pure tu. Ma che storia è questa, Luca? Ci sei? Ehi, sono qua sotto. Oh, calmati, porca miseria. Oh, un po' di calma, scusami. Vuoi iniziare a pararmi con la trivella? Stai un po' calmo. No, non volevo, è stato un errore il calcolo. D'accordo, non so che idea avete in mente tu e Noob, però questa cosa è veramente, veramente strana. Io devo togliere tutta questa terra, schifosa terra. Ok, guarda, faccio una bella cosa. Visto che si rischia di diventare ciechi qui sotto da quanto buio fa, passami un po' di torce, va. Un paio di torce, una, due. D'accordo, come due, dai, su. Vieni su. Ah, sì? Mi hai decorato tutto! È pieno di minerali di diamante, che spettacolo! Ma cos'è che ci metterai qui sotto? Scusami, Luca, non c'entra niente con quello che hai fatto fino adesso. Vedrai, vedrai. D'accordo, vabbè, a questo punto io direi che le vostre fabbriche sono pronte. Quasi quasi potremmo anche dare inizio alla battaglia. Cosa ne pensi, Luca? Sei pronto tu? Oh, sì. Ok, siete pronti a questa battaglia, allora? Noob contro Pro. Tantissimo! Siamo super pronti! Però prima io voglio vedere che tipo di soldati schiererete sul campo di battaglia. Quindi portami velocemente a fare un giro da te e poi faccio un giro veloce da Noob. Sotto cosa c'è? C'è la prima arma segreta, Espi. Lui è Gino. Oh, come si chiama? Scusa, Cappuccino, l'hai chiamato? Cappuccino, sì, va ma bene. Ma che diavolo? No, non guardare, Noob! È una cosa super segreta. Spionaggio! Non esagerare, Luca. Dai, fammi vedere gli altri. Cosa sono questi? Sono dei soldati. I soldati creeper di diamante. Qua ci sono i miei fedeli soldati e combattenti. E per finire, le mie truppe leggere. Con gli occhiali da sole. Mi piacciono un sacco. Dai, Luca. Adesso vado a vedere cosa sta combinando Noob e che tipo di truppe ha. E poi iniziamo subito. Noob, cosa stai facendo da questa parte? No, niente. Perfetto, dai, andiamo su. Camera della vita. Ah, la camera della vita. Quando terra e anima si fondono insieme. L'ho già visto, l'uomo di terra. È molto intelligente, la tua stessa faccia, devo dire. Ah, anche questo la tua stessa faccia, è vero, non l'avevo notato. Esatto, ho mischiato il mio DNA con tante varie specie di animali. Che schifo, ok, andiamo avanti. Mentre questo è il golem, un po' stupido, devo dire. Esatto. Forse anche questo ha un po' del tuo DNA, però vabbè, non importa. E ora siamo pronti con gli eserciti schierati a iniziare questa battaglia. E voi? Aspetta, perché io ho così poche truppe? Cioè, ne sono riuscito a fare davvero così poche rispetto a Noob? Ovviamente. Perché lui ha il doppio delle macchine di produzione. Sono di terra e ci credo, sono terra. È ovvio, essendo fatti di terra, ci ha messo molto meno a fare tutto questo esercito. Quindi siete pronti? Vabbè, mi sono più forti sicuro. Esatto, vai. Quindi diamo inizio a questa battaglia. Via! Vai! No! Luca, sei stato troppo vicino! Porca miseria! Portali alla battaglia, sennò ti massacrano di botte, Luca! Porca miseria, ma non ci credo! Vado sulla mia collina! Sta vincendo! No, non credo proprio! Sta vincendo Noob! Ma in effetti Noob se la sta cavando alla grande, però i golem di Luca, mamma mia, se sono potenti! Hanno un sacco di vita, mi sa! Ai, che fai, Luca? Qualcuno, a quanto pare, sta già combattendo! Luca! Il generale deve sempre combattere con il suo esercito. A quanto pare, Luca, ha sguainato la spada, Noob. Forse ti conviene farlo anche a te. La carica. Devo dire che per il momento Noob sembra in buon vantaggio. Però i golem di Luca sono veramente potenti. Luca, ti conviene No, non ci credo, ce l'ha fatta! Di un pelo, però! Perché alla fine sono sopravvissuti soltanto questi due golem. Ma ce n'è un altro! Ma dove è uscito? Era un segreto tattico! Luca, ma cosa hai fatto? L'hai tenuto all'ultimo! È illegale come... Ok! No, non iniziate! Gente, ormai è conclusa come battaglia! Non potete evocare nuove truppe! Uscite! Combattete! Ma porca miseria, sempre imbrogliare! Facciamo una bella cosa! Facciamo votare... Era la mia scorta personale! I nostri cari spettatori, su chi, secondo loro...
loro ha vinto veramente questa sfida. Se Noob... ho vinto io, onestamente, quindi... oh, sì, Luca, con i loro due eserciti. Dai, credo proprio. Dai, cercate di non morire. Entrambi avete fatto un'ottima, ottima battaglia, devo dirlo.